Ormai appunto dal 1997. Questo convegno è uno di tanti appuntamenti che abbiamo provato ad organizzare per festeggiare prima di tutto, e oltre a festeggiare ci piaceva insomma anche fare una riflessione su quello che poi è il significato del nostro lavoro. Quindi intanto vi do un benvenuto e poi ci sentiamo dopo. Grazie. Funziona. Allora, buon pomeriggio. Chiedevo, visto che frequento questo mondo da un po' di tempo, se fosse possibile trovare bella aria quando si parla di disabilità, di fragilità, di sofferenza soprattutto. E posso dirlo che c'è una bella aria qua dentro, c'è una concentrazione di crocevia, di mondi che si incontrano, un po' chi segue Padre Alberto, chi segue la comunità, chi segue Don Giancarlo, eccetera, eccetera. E allora io volevo partire da un piccolo saluto, però con un fragoroso applauso, a Don Giancarlo, che si vergogna di essere qui. Non mi inviterò più perché non faccio partire. Questo perché? Perché io quando Giorgio abbiamo mandato il programma ho detto: ma dove sta Don Giancarlo? Non c'è. Allora ho detto, avendolo visto, ho detto forse non c'è, invece non poteva mancare in questi 20 anni. Allora apriamo questo tema, prima di dare la parola per i saluti a Emma Capogrossi. Ci sono delle stagioni dell'anno in cui ci si vede con maggiore frequenza, no? Ed è un bel vedersi perché significa che si parla di cose molto interessanti. Allora, anch'io come Padre Alberto, che dopo quando lo introdurrò non avrei bene di chiare, anche detto come introdurre un pomeriggio di questo valore. Mi è venuta in mente una cosa, un'esperienza, ho fatto un'esperienza formativa in counseling e l'ho fatta in Caritas, qui a pochi metri da qui. L'ho fatta, il counseling lavora nell'agevolazione delle relazioni, l'ho fatta pensando alle persone con fragilità, cioè senza dimora, quelli che frequentano la mensa, eccetera, eccetera. In questo periodo in cui sono stato a contatto con questo mondo mi sono dovuto ricredere immediatamente. Perché? Perché ho scoperto che io non so se c'è qualcuno dell'Annunziata qui, c'è Anna, eccetera, però mi sono accorto che, sulla mia esperienza, che una bella immagine che usa Simone Grecia, il coordinatore del centro dell'Annunziata, che lo spazio che divide le persone con fragilità, chiamiamolo in questo modo, e i volontari, negli anni si è sempre più assottigliato. Poi c'è tutto un problema sulle motivazioni con cui i volontari, tra cui anche i volontari che lavorano nella vostra comunità, si avvicinano a questo mondo. Però ecco, c'è una specie di rivoluzione copernicana per cui lo spazio si assottiglia sempre di più e c'è un punto di contatto tra le persone che hanno bisogno di questi servizi e le persone che invece si offrono a fare questi servizi. Questa è l'immagine che mi è venuta anche ragionando su i 20 anni di lavoro e il patrimonio di esperienza che questi 20 anni portano alla comunità. Allora, qui oggi abbiamo veramente un bel parterre perché abbiamo anche due amici che studiano da anni, adesso la professoressa rientra, è andato un attimo a rifucillarsi. Partirei con i saluti di Emma Capogrossi, che non è soltanto assessore del comune di Ancona, ma è anche assistente sociale, ha vissuto sempre la professione con lo spessore, con la sensibilità che gli è propria, e quindi, come si dice, il saluto sarà sicuramente rituale. Va bene, vai avanti. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Sono particolarmente contenta di vedere questa sala così piena, perché significa proprio, penso, in un momento come questo che il Centro Papa Giovanni vive con particolare emozione e anche soddisfazione una testimonianza di vicinanza, di apprezzamento, di condivisione di tutto un percorso importante realizzato in questi 20 anni. Quindi davvero grazie per essere qui tutti voi. Che dire, noi come amministrazione, io personalmente, insomma, come assessore alle politiche sociali, mi confronto, insomma, con molta frequenza con le operatrici, gli operatori del centro, e condividiamo moltissime dei progetti, condividiamo appieno quello che è l'obiettivo, insomma, quello di dare risposte ai tanti bisogni che ci sono nella nostra comunità. Questa sinergia che si è creata tra l'altro negli anni, sempre più forte, consente di collocare proprio quello che è stato realizzato, per esempio parlo dei centri diurni, della comunità samaritana, di vederla proprio all'interno del sistema dei servizi di questa amministrazione comunale. Siamo insieme in un percorso che da qualche anno abbiamo avviato per la costruzione di un welfare di comunità. Le fragilità, l'aumento delle fragilità, l'aumento della complessità, dei bisogni delle persone ha posto anche i servizi sociali comunali di fronte ad una sfida. La fragilità ci ha messo di fronte alle nostre fragilità, alla nostra inadeguatezza nel dare risposte a quelli che erano bisogni emergenti, nuovi, penso alle nuove povertà, penso alle tante numerose difficoltà che affrontano famiglie sul nostro territorio, andando a costruire un percorso diverso. Quindi abbiamo cominciato a lavorare attraverso laboratori di coprogettazione, abbiamo cominciato, diciamo, a lavorare fianco a fianco, non distinguendo più, no? Tra chi decide, ma siamo tutti decisori, siamo tutti insieme, visto che condividiamo l'obiettivo, nel mettere insieme le risorse che, come sempre, danno molto più, come risultato danno molto più della somma di queste risorse. E quindi siamo particolarmente contenti di poter condividere con questo percorso, anche con questi operatori, ai quali siamo profondamente grati per l'apporto che ci viene continuamente dato. Stiamo ora lavorando per esempio anche al progetto che riguarda il dopo di noi, la legge, sapete, del dopo di noi, un altro delle preoccupazioni, dei desideri e delle risposte possibili e necessarie a tante situazioni, a tante famiglie. Per cui questo è un momento di festa che mi piace condividere, ma mi piace sottolineare che davvero l'apporto sul quale contiamo è veramente un apporto significativo ed è una collaborazione veramente alla pari, in maniera davvero sentita, con grande rispetto e grande senso di umiltà da parte di tutti. E credo che questo ci porterà a realizzare ancora meglio i nostri progetti. Io tra l'altro purtroppo non potrò regalarmi questo pomeriggio con voi tutto intero, dovrò assentarmi proprio perché oggi c'è una serie di impegni concomitanti, tra cui la premiazione di un progetto realizzato proprio riguardante il tema dell'inclusione sociale, delle fragilità, delle persone più fragili, dove tra l'altro siete premiati, ma non potrete ritirare questo premio, per cui purtroppo non potrò restare con voi. Mi sarebbe davvero molto piaciuto, perché veramente, come diceva Vincenzo, insomma, il parterre è notevole e soprattutto mi sarebbe piaciuto poter condividere fino in fondo questo momento. Però l'affetto, la stima che c'è, insomma, immagino, oltre che saperlo voi, insomma, penso di averlo manifestato tutto anche in queste poche parole, quindi vi ringrazio ancora e buon pomeriggio, grazie.